Ciao a tutti cari amici appassionati di vino italiano. Oggi vi portiamo in una cantina meravigliosa. Siamo da Tenuta Massellina. Con me c'è Elena Piva. Ciao Elena. Ciao. Intanto Elena, dove ci troviamo? Perché vedo dietro di noi un panorama stupendo. Sì, ci troviamo a Castel Bolognese, siamo in Romagna, in provincia di Ravenna, a 50 km da Bologna, che è il nostro capoluogo, e a circa 50 km dalla costa adriatica, dal mare Adriatico. Sulle colline di Castel Bolognese sorge Tenuta Massellina, che è un'azienda biologica. Produciamo vino con un grande rispetto per questo paesaggio, per queste colline, e con un senso di responsabilità verso il rispetto dell'ambiente, utilizzando energia da fonti rinnovabili, con un sistema che va a prelevare energia geotermica a 100 metri di profondità e che crea un sistema virtuoso e il più possibile green nella idea di ridurre l'impatto del nostro lavoro su questo paesaggio che, come potete vedere, è molto, molto bello. Massellina conta 22 ettari complessivi, sono 16 gli ettari a vigneto e 6 gli ettari di bosco. Il bosco è una presenza molto importante perché produce un microclima e in qualche modo abbassa le temperature nei vigneti circostanti, oltre a portare una biodiversità sia a livello di microfauna che macrofauna. Siamo produttori di vitigni autoctoni romagnoli, quindi sangiovese, albana, pignoletto, e anche due vitigni internazionali come lo Chardonnay, il Cabernet Sauvignon e il Sauvignon Blanc hanno trovato qui una espressione felice, piacevole, che ci ha fatto pensare, insomma, di continuare la vinificazione e produrre 147 e 158, che sono le due referenze di vitigni, da vitigni internazionali. Sì, noi produciamo vino in anfora e abbiamo scelto, dopo una lunga selezione, di lavorare con l'albana, che è un vitigno autoctono romagnolo molto adatto a queste lunghe macerazioni che durano anche fino a 90 giorni e all'interno dell'anfora. Tutto il processo di produzione del vino, tranne la diraspatura, avviene all'interno di questi contenitori. Sono stati prodotti a Faenza, città storica per la produzione di ceramiche, nota nel mondo. La ceramica nel mondo si chiama faience per questo motivo, perché già dall'anno 1000 a Faenza, che dista circa 8 km, venivano prodotte ceramiche. E questo vino porta sull'etichetta un richiamo alle donne del Rinascimento faentino. E le gentili donne di Faenza erano donne di ricche famiglie faentine che andavano a personalizzare il proprio corredo nuziale con la loro immagine dipinta da un pittore scelto per l'occasione. Benvenuti nella nostra bottaia. Qui affiniamo i nostri vini rossi, in particolare il Sangiovese, e anche una piccola produzione di Albana Passito che sosta all'interno di questa sala per alcuni mesi. Sì, qui ci troviamo in una sottozona della denominazione del Sangiovese che si chiama Serra, sottozona che viene citata anche sull'etichetta dei nostri Sangiovese, e proprio perché teniamo particolarmente a raccontare l'identità del Sangiovese, che viene affinato in grande botte, ma non deve per alcun motivo perdere la propria identità. Eccoci qui alle nostre spalle, proprio le botti dove affina la vostra riserva. E davanti a noi sì. Una bottiglia di... È una bottiglia di Sangiovese Riserva, di Tenuta Massellina. E, questa è l'annata 2019. Il nostro Sangiovese affina qui per 18-20 mesi, dipende dal carattere dell'estate e dell'annata, e quindi attendiamo di vedere come va la vendemmia e poi stabiliamo qual è, diciamo così, il valore aggiunto che possono dare queste grandi botti. Non resta che aprirlo, Elena. Mentre apriamo questa bottiglia ti chiederei, ma quale diciamo caratteristica poi possiamo ritrovare in una bottiglia del vostro Sangiovese Riserva? Dunque, qui ci troviamo in una zona di argille rosse
ed è un terroir che è stato descritto nella denominazione del Sangiovese, che regola la produzione del Sangiovese, quindi la DOC Romagna Sangiovese. Questa sottozona o MGA è chiamata Serra e descrive proprio queste argille rosse che danno al Sangiovese una nota di frutta rossa, leggermente alcolica, una struttura tannica molto elegante, non troppo potenti, e un'alcolicità moderata. Quindi noi produciamo Sangiovese sia nella versione riserva che nella versione Sangiovese superiore, e produciamo dalle uve Sangiovese anche un rosato spumante che segue il metodo Charmat. E questo vino in particolare è un vino che sosta appunto nei tonneau che abbiamo alle nostre spalle per affinare la struttura tannica e diventare così più elegante. Non resta che fare un brindisi, Elena. Grazie per questo splendido tour. Grazie a voi.